Grazie Presidente. Beh, inizio di fondo. Mi sono tolto veramente un dubbio. Io pensavo che infatti fosse il provvedimento semplificazioni, ma come diceva la collega Faggi qualche minuto fa, è un provvedimento che è più complicazione che semplificazione. Guardi, dividerò il mio intervento in due parti. Una dal punto di vista tecnico, e poi le spiegherò cosa intendo, e l'altra dal punto di vista politico. Tutta questa cosa è iniziata con questo documento che ho in mano, guardate le dimensioni. Era il 22 di dicembre, quando abbiamo iniziato in commissione a parlare del provvedimento semplificazione. E in quella sede il collega Vitali, che già con me condivideva con la prima commissione questo provvedimento, ebbe a dire: beh, da un esame, diciamo così, seppur superficiale, questo è un provvedimento che nei contenuti è sicuramente condivisibile, necessita un approfondimento, ma noi sin d'ora diciamo che se questo è il provvedimento che raggiungerà l'Aula, ovviamente non saremo pregiudizialmente contrari, anzi. E poi è iniziato un percorso. Questo percorso inizia il 7 gennaio con la convocazione della Commissione, viene anticipata alle 16, l'8 gennaio poi abbiamo la proroga per gli emendamenti, poi l'8 gennaio viene convocata una Commissione che improvvisamente viene sconvocata, il 9 gennaio viene riconvocata una Commissione che poi immediatamente viene posticipata, il 10 gennaio viene convocata una Commissione anche per il venerdì 11, prima alle 9.30 e alle 15, e poi arriva una comunicazione che queste Commissioni non avranno luogo. Poi l'11 gennaio la Commissione viene convocata anche per il 15 gennaio e per il mercoledì, sempre alle 16 e alle 9, ma il 15 gennaio, dopo un'altra successiva comunicazione di convocazione per il 16, 17, 18 e 19, improvvisamente alle ore 15 arriva una comunicazione che dice che le commissioni convocate per il 16, 17 e 19 venivano sconvocate. Successivamente, lo stesso 17 gennaio, le commissioni alle 18 meno qualche minuto vengono immediatamente sconvocate, quelle delle 20.30 e quelle dei giorni successivi. Poi arriva la convocazione per domenica mattina, poi domenica pomeriggio alle 16, che improvvisamente viene sconvocata. Ma poi arriviamo al 18 di gennaio, dove c'è la prima convocazione, ma non passano se non poche ore per arrivare subito la sconvocazione della stessa commissione, è riconvocata per il lunedì 21 gennaio. Improvvisamente c'è una posticipazione della commissione dalla mattina al pomeriggio. Lo stesso 21 gennaio, il pomeriggio inoltrato, viene posticipata un'altra volta la commissione alle 20.30. Quando poi viene convocata lo stesso giorno per il giorno successivo alle 9.15, alle 9.59 della convocazione c'è una sconvocazione per le 14.30 e 17.30. E successivamente il giorno dopo, insomma, c'ho ancora quattro fogli, mi fermo qua. Se noi facciamo finta che nel frattempo non sia successo nulla, da questo casino vengono fuori un bel pomeriggio, anzi una bella mattina, la Presidente del Senato ci comunica che c'è stata una moria improvvisa, parafrasando Totò, no, lui parlava di moria delle vacche, qui invece è moria degli emendamenti. Quindi prima si fa confusione nelle commissioni, noi commissari non sapevamo più da che parte girarsi. A un certo punto io e il collega Vitali abbiamo detto, è già la seconda volta che ti cito, abbiamo detto rimaniamo in zona, tanto prima o poi riconvocheranno e poi sconvocheranno la commissione. Ora, se non fossimo al Senato della Repubblica, uno potrebbe pensare che questo fosse una parodia, un film. No, è la realtà, il tutto mescolato da una confusione di tipo politico che ha visto questa maggioranza, ed entro nel tema politico appunto, litigare in quella commissione quasi su tutto, dove la maggioranza ha presentato oltre 400 emendamenti per poi ritirarli quasi tutti, o meglio, sicuramente una parte della maggioranza, l'ho detto prima in un intervento, la Lega sicuramente ritira tutti gli emendamenti e in una sorta di partita
sembrava quasi una sorta di partita di tennis quando ci sono i set, è finita, altro che partita di tennis, pallavolo, 30 a 10 su 40 emendamenti, 30 del Movimento 5 Stelle approvati e 10 della Lega. La questione della caccia, al di là che poi sia stata resa inammissibile, i colleghi della Lega hanno presentato emendamenti sulla riorganizzazione venatoria, legittima, seria, importante per tutto il mondo venatorio che ci sta in Italia, che sul quale noi abbiamo sempre fatto delle battaglie per difenderla, e loro l'hanno dovuta ritirare! E noi l'abbiamo ripresentata e ci hanno votato contro gli stessi che l'hanno presentata. E poi la questione delle camere di commercio. Abbiamo fatto un accordo politico per le camere di commercio che ha coinvolto Forza Italia, la Lega, il Movimento 5 Stelle, firmando tutti il provvedimento e presentandolo in commissione. Ma era troppo forte la spinta gialla che ha costretto la Lega a ritirare anche in quel caso l'emendamento. E allora noi l'abbiamo ripresentato e loro l'hanno votato contro, tutti, anche coloro i quali l'avevano presentato. Ma i cittadini queste cose bisogna le sappiano, perché, ripeto, sembra di essere a teatro. Io mi occupo di spettacolo da tanti anni, ma francamente farne parte mi sembrava una cosa che non mi sarei mai aspettato, di essere protagonista di una situazione tragicomica come questa se non riguardasse gli italiani. Per non parlare dei dirigenti scolastici, per la questione dei balneari, sulla questione dei pertinenziali. Qualcuno ha detto: ma ci occuperemo di voi la prossima volta quando porteremo a casa un provvedimento. Quale provvedimento, Presidente? Questi signori in queste ore stanno decidendo se fallire oppure no. Se fallire oppure no. Ma come si fa a non portare avanti queste cose? Ma dov'è la politica di centrodestra? Io l'ho detto prima. Io ho fatto i complimenti al Movimento 5 Stelle, siete stati bravi, vi siete portati via tutto. E gli amici della Lega che ora stanno facendo la riunione in sala COC con il capo partito, queste cose sarebbe bene che ci ragionassero sopra. Perché i nostri principi e i nostri valori sono stati appaltati a voi, che io rispetto, non condivido una cosa di cosa fate, ma ho grande rispetto per voi e vi dico che siete stati pure bravi. Vedete, la questione legata alle imprese. Abbiamo sollevato una serie di argomenti su quello che prima raccontavo in un intervento sull'emendamento, rappresenta l'11,2% del prodotto interno lordo, il turismo. Qualcuno si ricorda per caso che l'Italia è uno dei paesi del sud Europa, si chiama penisola, è lanciata nel Mediterraneo e vive molto di turismo e occupa qualche milione di cittadino in quel settore? Se lo ricorda? Quest'anno in legge di bilancio avete messo una miseria. L'anno scorso c'era una miseria lo stesso, 48 milioni di euro, ben 48 milioni di euro per il Ministero del Turismo. Siccome vi sembrava troppo, ce ne avete messi 42, perché non si sa mai, dice magari questi qua sono spendaccioni, è arrivato il Ministro Centinaio, non vorrei che per caso pensasse di spendere troppi quattrini. Ma arriviamo ai comuni. Abbiamo fatto i complimenti per aver accettato il nostro emendamento sulla questione del fondo IMU-TASI. Ma voglio ricordare alla maggioranza, agli amici della Lega che governano i comuni, al Movimento 5 Stelle non lo sanno perché i comuni non ne governano e quindi, voglio dire, sono anche abbastanza disinteressati. Ma quando parlo di fondo crediti dubbia esigibilità che congela e ingessa i bilanci dei comuni, a chi governa il territorio questa cosa dovrebbe interessare. Quando parlo di riscossioni e di dare la possibilità agli uffici interni del comune di poter agevolmente andare alla riscossione, dovrebbe interessare. Allora, c'è un abbandono generale del sistema e c'è veramente un distacco dalla realtà. Voi vivete su un altro pianeta. Il mondo che produce vi sta guardando con terrore. E noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di dirlo più forte possibile. Guardate, negli ultimi interventi, e chiudo, Presidente, dicevo agli amici della Lega, staccate la spina, staccate la spina. No, ho scoperto oggi, io faccio i complimenti alla senatrice Pirovano perché è stata un'ottima relatrice, ma devo sottolineare un passaggio. Oggi ho scoperto la verità. La senatrice Pirovano all'ingresso dell'intervento ha detto che è felice
di aver collaborato, che si è trovata benissimo col Movimento 5 Stelle. Bene, stateci pure tutta la vita insieme. Noi di un sistema del genere non abbiamo bisogno. Grazie, e voteremo ovviamente contro. Grazie, senatore Marlini.